Sono Luciana Petracca, insegno storia medievale e didattica della storia presso l'Università del Salento. Oggi vorrei approfittare del vostro tempo e di questo piccolo spazio per illustrarvi alcuni aspetti della vita quotidiana all'interno di una delle tante corti del Mezzogiorno tardo medievale. Negli ultimi tempi, lo studio e l'edizione di un cospicuo numero di fonti provenienti dal Principato di Taranto, sia al tempo degli Orsini del Balzo che al tempo degli Aragona, ha consentito di approfondire il 400 meridionale, e nello specifico salentino, sotto vari e molteplici aspetti, sul piano politico-istituzionale, burocratico, socio-economico, artistico-culturale. Una minore attenzione, però, sembra sia stata riservata alla sfera privata, alla dimensione domestica, alle pratiche quotidiane, agli svaghi di corte, ovvero a tutti quei momenti che il ceto feudale, contornato dai propri congiunti, da una ristretta cerchia di familiares, trascorreva all'interno del castello o palazzo baronale. Ma procediamo attraverso alcune immagini. È opportuno, innanzitutto, prima di addentrarci in quella che era la vita quotidiana all'interno di una corte, precisare proprio il significato del termine corte, con cui si suole indicare la residenza, anche temporanea, di un signore e l'intero mondo che gli ruota intorno, costituito da congiunti, familiares. Ecco, la corte, sebbene complementare e contigua alla curia, con la quale è spesso assimilata, svolgeva in realtà funzioni e ruoli diversi da essa. Mentre la curia rappresentava il luogo del potere, ovvero l'insieme dei funzionari che affiancavano il signore nelle pratiche di governo, la corte in senso stretto includeva soprattutto la cerchia del personale domestico e di servizio, quindi camerieri, scudieri, cuochi, musici, buffoni, un personale che era incaricato di provvedere al benessere del signore e della sua famiglia. Ora, sulla base, partendo da questa precisazione, una fonte senz'altro preziosa per ricostruire la vita quotidiana all'interno di una delle tante corti del Mezzogiorno tardo medievale è offerta sicuramente dagli inventari di Angilberto del Balzo. Ma chi era Angilberto del Balzo? Angilberto era il figlio cadetto del duca di Andria, Francesco del Balzo, e di una nipote del principe di Taranto, Sancia Chiaromonte, sorella della regina di Napoli, Isabella, moglie di Ferrante. Era questa una parentela prestigiosa, e tanto prestigiosa da indurre il principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, il più potente feudatario del regno a metà 400, a scegliere proprio Angilberto quale degno consorte per una delle sue figlie, Maria Conquesta, che portò in dote al marito le contee di Ugento e di Castro, il titolo comitale e molte terre pertinenti ad entrambe le contee. Ora, gli inventari angilbertiani, conservati oggi presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, oltre a chiarire diversi aspetti del dominio feudale del conte di Ugento, permettono di ricreare proprio quei momenti di vita quotidiana, quegli usi, costumi di un mondo nobiliare attento alle mode del suo tempo, incline al piacere della lettura, attratto dal particolare prezioso, amante del lusso e dello sfarzo. Ora, attraverso proprio la dettagliata descrizione degli oggetti elencati negli inventari, è possibile seguire Angilberto, la sua famiglia e la sua corte nelle varie stanze del palazzo signorile, negli appartamenti privati, nella biblioteca, nello studio, nei saloni, nella cucina e anche nei luoghi dedicati alla preghiera, nei luoghi, diciamo, più intimi. Ora, il luogo della corte, come già detto, era rappresentato dalla residenza abituale o saltuaria del signore e della sua famiglia. Ebbene, nel caso specifico della famiglia del Balzo, è verosimile immaginare che a seguito del matrimonio con Maria Conquesta, Gilberto, una volta insignito del titolo di conte di Ugento, abbia scelto di risiedere proprio nell'omonimo centro, presso il quale già sorgeva una struttura castellare, databile al XIII secolo e rimaneggiata in epoca successiva. Quindi siamo giunti al castello. Ecco, come trascorreva la vita all'interno del castello? Quali attività impegnavano nel quotidiano lo stesso Angilberto, la moglie e i loro numerosi figli, ben 5 maschi e 6 femmine? Ecco, la presenza di una ricca biblioteca, della quale si conoscono i titoli di circa un centinaio di testi, evidenzia la sensibilità intellettuale della famiglia,
particolarmente attenta, abbiamo detto, alle mode del tempo. In quegli anni, infatti, si andava arricchendo la biblioteca reale voluta a Napoli da Alfonso d'Aragona e quella del principe di Taranto, promotore, così come la madre, Maria d'Enghien, la contessa di Lecce, di una vera e propria politica culturale. Ecco, questi signori, all'interno delle loro corti, oltre a ispirare la composizione di testi letterari a carattere didascalico, e mi viene da pensare alla grammatica latina, con esempi in volgare di Nicola de Aimo, o ancora al libretto de Pestilenze di Niccolò de Ingegne. Ecco, e oltre a favorire, diciamo, questo, e a farsi promotori di un certo fermento culturale, evidente anche nel fatto che favoriscono l'istituzione di una scuola di grammatica galatina, è indubbio che questi signori fossero anche degli appassionati bibliofili. Diverse fonti concorrono infatti a dimostrare che presso la sua corte il principe di Taranto poteva fruire di una ricca biblioteca in grado di rispondere alle sue esigenze di lettore, senz'altro avido, possiamo immaginare, di nozioni sul piano strategico-politico, come dimostrerebbe ad esempio il possesso di una versione italiana del Tresor di Brunetto Latini. Ecco, la passione per la lettura, alla quale dedicare anche diverse ore della giornata, pare sia stata condivisa da tutti i membri di Casa Orsini del Balzo. La biblioteca di Angilberto accoglieva infatti libri tam domini quam domine. Ecco, questa precisazione ricorre all'interno degli inventari. Una precisazione che riconosce anche all'universo femminile un ruolo nella promozione culturale. Ecco, la presenza di testi ad uso femminile, oltre a testimoniare una evidente propensione alla lettura nelle donne del ceto nobiliare salentino, è indubbiamente anche rivelatrice di un patrimonio librario ad esse prettamente dedicato, in linea con le loro abitudini, i loro gusti, le loro preferenze. Negli inventari sono annotati, censiti alcuni testi di preghiera, ma anche un variegato campione di opere letterarie, dai classici latini al canzoniere del Petrarca. Presso la corte, inoltre, venivano ospitati artisti, uomini di cultura e di fede, con i quali i padroni di casa si intrattenevano in piacevoli conversazioni, o i quali si richiedeva la realizzazione di opere d'arte o la confezione di manoscritti. La ricca collezione angilbertiana accoglieva anche diversi trattati e compendi di varia natura. Ecco, la presenza di libri de musica o de manescalcia, che era l'arte di ferrare i cavalli, la mascalcia, come ancora la presenza di quaderni sul gioco della triana o degli scacchi, rivela certamente l'ampia diffusione di queste attività ludiche tra i nobili. Si trattava nello specifico di semplici libretti, quelli che abbiamo menzionato, dal chiaro intento esplicativo, in grado di fornire al lettore chiarimenti e delucidazioni in merito alle principali distrazioni del tempo e anche alle regole di gioco. Particolare attenzione era poi riservata alla musica, forma d'arte regolarmente praticata all'interno delle famiglie nobili, sia attraverso l'impiego di strumenti musicali, sia grazie al coinvolgimento di esperti artisti, magari invitati, convocati a corte in occasione dell'allestimento di cerimonie e feste danzanti. Oltre alla musica, alla danza e alla caccia praticata a cavallo, e questo spiega l'interesse per la mascalcia, il gioco da tavola e spesso anche gioco d'azzardo come le carte, i dadi, la triana o gli scacchi fu senz'altro uno degli svaghi più graditi dall'aristocrazia quattrocentesca e tra l'altro piuttosto diffusa sembra essere anche la manualistica sull'argomento. Ora, in una società rinascimentale, sensibilmente animata dall'amore per il gioco, per le feste, per quanto fosse occasione di svago e di divertimento, non stupisce che i nobili dedicassero a questi passatempi ludici buona parte del loro tempo libero. Inoltre, precisiamo che all'amore per il gioco si associava anche la predilezione per oggetti ludici di pregevole fattura, che fossero all'altezza del rango, eleganti e ricercati. Si pensi ad esempio allo scacchiere in avorio ed ebano, arricchito con pezzi di cristallo di rocca, usato da Carlo il Temerario presso la sua corte in Borgogna. Quando il clima lo consentiva, però, e quindi soprattutto in primavera, il passatempo preferito dagli uomini era la caccia, praticata a cavallo. Tutti i nobili disponevano di un ricco guardaroba per cavalcare.
L'arte venatoria in realtà era nata in origine per procacciare il cibo, ma ormai rappresentava per il ceto aristocratico di metà 400 una delle principali attività di svago. La caccia era un evento di interazione sociale, con propri riti, ma era anche un esercizio propedeutico alla pratica militare. E al genere femminile? Beh, al genere femminile invece pare venissero riservate attività prevalentemente domestiche. Gli inventari agilbertiani censiscono ad esempio una svariata quantità di tessuti che lascia ipotizzare una manifattura tessile non esclusivamente esterna al palazzo baronale. Alcuni oggetti per il ricamo, per il cucito, confermano chiaramente come parte del vestiario, ma anche degli accessori e del corredo, fosse il prodotto del lavoro domestico delle donne. In realtà nel Medioevo le donne si dedicavano alla filatura di fibre vegetali, della lana, si dedicavano al cucito e a svolgere queste attività erano donne di qualsiasi età e condizione, sia negli ambienti rurali ma anche in quelli urbani, anche nei castelli. Ecco, all'interno dei castelli le nobili dame, affiancate dal personale di servizio, erano spesso esperte nei ricami e nella tessitura di cinture e di borse. È verosimile dunque immaginare che la dimora dei conti di Ugento abbia ospitato anche uno spazio appositamente dedicato a queste attività femminili. All'interno di questo spazio, così come tradizionalmente trasmesso dall'iconografia e dalla letteratura romanza, le donne di famiglia si ritrovavano per ricamare, per filare, per chiacchierare, per trascorrere insieme il loro tempo. Un vero e proprio gineceo, ecco, in cui tutte le donne del castello, dalla più grande alla più piccola, dalla contessa all'umile serva, magari nello specifico sotto la direzione della stessa Maria Conquista, si ritiravano per disegnare, realizzare e rifinire vestiti, cinture, borse e accessori. Quindi dobbiamo immaginare quasi un vero e proprio atelier domestico, all'interno, con all'interno oggetti come fusi, telai, filatoi. All'interno di questo atelier si esprimeva la creatività femminile e si confezionavano spesso anche gli abiti per la festa. E sì, perché una posizione sociale rilevante richiedeva anche una continua e costosa esibizione di lusso e di sfarzo. E dunque nelle occasioni ufficiali, durante le feste, gli incontri mondani, e tutti i maggiori feudatari del regno erano chiamati ad esibire anche un guardaroba che fosse degno del loro rango. Uomini e donne sfoggiavano vestiti, gioielli e accessori pregiati di grandissimo valore e in grado di testimoniare anche la loro disponibilità economica, la ricercatezza del dettaglio, insomma il loro ruolo sociale. L'abito era lungo, largo, sfarzoso, pesante e con colori sgargianti e gli accessori erano anche accessori molto preziosi. Il tutto rappresentava cosa? Il segno distintivo della superiorità di rango, di una condizione economica privilegiata ed elevata. Torniamo alla vita quotidiana all'interno del castello. Ecco, un momento certamente importante della giornata, se non addirittura il più importante e da gustare senza fretta, era quello destinato al banchetto. Una mensa lautamente imbandita, così come uno sfarzoso guardaroba, rispondeva proprio a quei requisiti di splendore e di magnificenza propri delle classi più elevate. E il prestigio di un dominus, la sua fortuna, la sua disponibilità di mezzi, si traducevano anche nella facoltà, nella possibilità di esibire sulla propria tavola una notevole quantità di pietanze riccamente apparecchiate in preziosi servizi da mensa. Ecco, i banchetti allestiti nelle residenze del principe Orsini offrivano ai commensali una ricca varietà di vivande, così come emerge dalle descrizioni di questi menù all'interno dei registri della cancelleria orsiniana. Ecco, i menù erano spesso a base di carne e quindi prevedevano portate di vitello, castrato, maiale, agnello, pollo, carni salate, prosciutto, lardo. Alla carne si accostavano spesso i legumi, vari tipi di legumi, così come vari tipi di verdure. E non mancavano i formaggi, come il caciocavallo, il caciogrosso, il calcio leucadense, che veniva dal capo di Leuca. Né mancavano piatti a base di pesce, soprattutto orate e sarde. E
Il tutto era poi accompagnato con pane, orzo e frumento e gustato con abbondante olio, aceto e vino. A fine pasto poi veniva servita della frutta e un po' secondo la stagione, soprattutto uva, cocomeri e pere. Notiamo subito come la dieta fosse dominata prevalentemente dalle proteine animali. E se volessimo trovare un riscontro iconografico in grado di confermare quanto riportato nei documenti, ecco un esempio può essere offerto dall'episodio del banchetto affrescato sulle pareti della chiesa di Santo Stefano a Soleto, che tra l'altro è anche una delle più suggestive committenze orsiniane. Qui, su una lunga tavola imbandita e rivestita da una tovaglia finemente impreziosita ai bordi, sono ben visibili alcuni bicchieri in terracotta, delle brocche invetriate, delle bottiglie, dei coltelli e soprattutto una coppa con una testa di agnello, piatto prelibato dell'epoca. Ora, per concludere, le atmosfere che abbiamo descritto sono quelle tipiche di una corte tardomedievale e siamo in un'epoca indubbiamente di precari equilibri. C'è il timore per l'avanzata turca, il timore per il domani, e tutto concorreva, contribuiva a infondere in tutti i ceti sociali, anche nel ceto nobiliare, quello che lo storico Huizinga definiva con il termine di un'acuta malinconia. E dunque per i nobili il sogno di una vita più bella passava anche attraverso la ricerca del lusso e di tutti quei momenti da trascorrere piacevolmente proprio all'interno della corte. La corte era lo spazio protetto, lontano dalle sofferenze del quotidiano, lontano dalla povertà intorno così diffusa, uno spazio all'interno del quale sarebbe stato ancora possibile vivere la vita come godimento. Abbiamo visto a corte si danzava, si ascoltava musica, ci si intratteneva in piacevoli conversazioni, si leggeva, si dava sfogo alla vanità. Quindi per certi versi la corte era come uno spazio appunto protetto all'interno del quale si continuava a vivere la vita un po' come un sogno e la stessa vita aristocratica era per certi versi un sogno, soprattutto se osservata dagli occhi di chi non aveva le medesime possibilità per poter trascorrere una vita appunto in quel modo. Grazie.